Bentrovati a tutti i web spettatori di TV Radicale. Dobbiamo chiedere scusa innanzitutto se irrompiamo così bruscamente nella playlist di TV Radicale, ma è in ritardo rispetto all'orario programmato. Dovevamo cominciare alle 16. Cominciamo con qualche, diciamo, con qualche problema tecnico che ha determinato questo ritardo, ma cerchiamo di recuperarlo, nel senso che in parte lo recupereremo perché non abbiamo tutti gli ospiti che erano originariamente programmati. Vi sono due assenze che recupereremo in una delle prossime trasmissioni di TV Radicale. Prima di introdurre il tema del Radical Bar di oggi, vi presento i nostri ospiti, che sono comunque dei volti conosciuti per TV Radicale. Vedete Riccardo Macchioni, segretario dell'Associazione Radicali Modena, e Rodolfo Viviani, presidente dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli e membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Ragazzi, potete pure parlare, non siete in un acquario. Allora, ciò detto, avrete visto nel nostro palinsesto il titolo del Radical Bar di oggi. Vogliamo ricordarlo, anzi, il titolo del Radical Bar di oggi, lo diciamo subito, si riferisce all'azione non violenta che ormai da mesi Marco Pannella sta portando avanti. Il titolo del Radical Bar è questo: come far uscire dalla clandestinità l'azione non violenta di Marco Pannella per una commissione d'inchiesta sullo stato della democrazia in Italia, per la riforma della giustizia e la legalità nelle carceri verso una possibile amnistia, per le armi di attrazione di massa in Libia e Siria e per il sistema elettorale uninominale. Diciamo che lo sciopero della fame di Marco Pannella dura ormai da varie settimane e inizialmente è stato articolato avendo come obiettivi, ritrovando sempre, rinnovando sempre gli obiettivi, e questi erano i quattro obiettivi originari. Ciò detto, conoscete bene la formula del Radical Bar, ci sono prima una fase in cui ognuno parla, però sono possibili le interruzioni e aspettiamo, bramiamo, anzi, vogliamo le domande dalla chat. Perciò chi è in chat, e saluto tutti i nostri web spettatori che ci seguono sia su Facebook che nella chat, Raffaele Schettino, Gianni Colacione, Radicali nella Rete, Calabria Liberata e gli altri che ci sono, li salutiamo tutti quanti. Partiamo con il Radical Bar. Il primo, diamo la parola innanzitutto a Rodolfo Viviani, che ci dice la prima risposta che d'impatto ti viene di fronte ad una domanda del genere, che potrebbe essere la domanda da 1 milione di dollari, no? Come far uscire dalla clandestinità l'azione non violenta di Marco Pannella? Tu, distinto, qual è la risposta immediata che daresti, Rodolfo? Beh, innanzitutto, diciamo, questo è un interrogativo sul quale stiamo cercando di dare una risposta ormai da molti anni, perché la censura e appunto la distruzione dell'immagine, dell'identità del leader dei radicali, di Marco Pannella, ormai diciamo, è un fatto che si registra ormai da troppi anni. E diciamo, voi ne avete discusso anche nell'altra trasmissione, nella prima trasmissione dopo la ripresa, diciamo, dell'iniziativa della Web TV, del rapporto Betto, che dimostra come Marco Pannella, insomma, il più grande leader non violento, potevo dire, del mondo, perché se no mi querela, visto il comitato nazionale, appunto, che non dovevo dire soltanto che era il più grande in Europa, insomma, non sia nemmeno tra i 1000 politici che in Italia sono più presenti in televisione. Cioè, questo è un assurdo, perché quello che Marco rappresenta, innanzitutto, è per la sua storia. Quindi, diciamo, noi sicuramente dovremmo far tesoro di questo rapporto, di questo nuovo modo di analizzare la comunicazione televisiva, la comunicazione di massa. Diciamo, esatto, quindi su questo tutti noi credo che dobbiamo fare una riflessione e dobbiamo rilanciare i nostri impegni. Rispetto poi all'azione in corso di Marco Pannella, che è un'azione che ormai dura da quasi 2 mesi e ha avuto assolutamente, diciamo, una partecipazione non consueta nemmeno alle mobilitazioni non violente dei radicali, perché io non ricordo, cioè sicuramente ci saranno state, non ricordo però delle mobilitazioni in cui 10.000 cittadini e un numero superiore ai 6.000 di detenuti italiani sono in digiuno per rivendicare appunto una, diciamo,
un'amnistia rispetto soprattutto a delle condizioni in cui si drammatiche, in cui si vive nelle carceri italiane, anche per una vera riforma della, per iniziare, per avere una riforma della giustizia a partire appunto diciamo dalla liberazione anche delle scrivanie dei magistrati, da tutta una serie di processi che poi andranno in prescrizione, eccetera eccetera, adesso lo sappiamo. Sulla seconda, cioè diciamo, questa è quindi una domanda e anche diciamo le mie considerazioni su come noi possiamo uscire dalla clandestinità. Abbiamo uno strumento che abbiamo prodotto come Radicali Italiani, che credo sia importante, e dobbiamo trovare il modo di usarlo nel migliore dei modi. Però questa lotta anche nella clandestinità produce importanti risultati, e quindi noi dovremmo anche cercare di riunire queste forze. 10.000 cittadini che si uniscono in una iniziativa non violenta non sono un evento da poco, e anche per questo, anzi soprattutto per questo, deve essere cancellato. Ora magari volevo fare anche altre riflessioni sulla sulla comunicazione, perché ho letto pochi giorni fa un bell'articolo di Francesco Pollia, che è uscito su Notizie Radicali, che tratta della, proprio della, diciamo, della, della comunicazione rispetto alle cose che ha scritto Danilo Dolci in un libro che è stato ripubblicato. Questo però io magari preferirei più avere, insomma, non fare un lungo discorso, ma magari interagire. Anche certo, così diamo più ritmo anche alla trasmissione. Mi pare ottima come introduzione alla tua, Rodolfo. Sentiamo invece qual è la risposta di Riccardo Macchioni alla domanda: come far uscire dalla clandestinità l'azione non violenta di Marco Pannella? È un bel casino, perché sono usciti anche i dati, quelli ufficiali del centro d'ascolto, chiamiamoli i nostri poi, dello spazio che hanno i partiti all'interno delle reti televisive, dove abbiamo visto la partitocrazia, fra l'altro soprattutto Di Pietro, che occupano quasi la quasi totalità degli spazi e degli ascolti televisivi maggiori. Quindi noi siamo tagliati fuori, come sono tagliati fuori gli altri partiti minori, e sappiamo bene che la televisione è il mezzo con la quale il 70% dell'opinione pubblica forma la sua idea politica, 70-80%. Quindi sì, si può insistere anche dove comunque c'è uno stradominio quasi del stradominio, chiamiamoli, un utilizzo molto efficace della rete da parte di Beppe Grillo, che si rifiuta lui di andare in televisione, ma poi vediamo che è quasi sempre ad anno zero senza contraddittorio, e non abbiamo, non, anche noi abbiamo la rete, però non riusciamo a sfondare con la stessa efficacia. Quindi i canali sono quelli, non, rimane quello del, insomma, della propaganda diretta nelle piazze, il vecchio porta a porta, quello che si fa nei paesi quando c'è da votare alle comunali, e le persone si vanno a far conoscere le persone. L'unico, è l'ultimo, oltre alla rete, l'ultimo mezzo di informazione che ci è rimasto, è quello front off, quello parlare direttamente con la gente e spiegare che la situazione delle carceri è questa, che l'amnistia, come ha detto Rodolfo, è una questione di giustizia, non è una questione di clemenza, anzi è una questione di legalità più che giustizia, e non è una questione di clemenza, perché la situazione in cui riversano le carceri, al di là di essere disumana, è in senso tecnico, cioè ci sono, la capienza è di 41-45 mila regolamentari, e abbiamo 68 mila detenuti stipati come sardine. Tutto questo senza che susciti scandalo particolare né a destra né a sinistra. Sì, c'era il famoso disegno di legge Alfano, ribattezzato disegno di legge Bernardini Alfano, proprio perché c'era anche un nostro pressing su questo decreto svuota carceri, veniva chiamato, non so se vi ricordate, che prevedeva la fuoriuscita dalle carceri di circa 8.000 persone, vado a memoria, che poi non era un'amnistia, un indulto, persone che uscivano così perché ci si andava di farle uscire, erano persone che avrebbero scontato l'ultimo anno di pena ai domiciliari anziché in carcere.
questo decreto è stato svuotato in Commissione Giustizia dalla Lega Nord, dal Partito Democratico e dall'Italia dei Valori. Figuriamoci se, non mette, se quando c'è da toccare qualche detenuto o andare attorno alla giustizia in senso un po' più leggero, l'Italia dei Valori e Di Pietro ci mettono sempre l'asso di bastoni. E quindi la non è drammatica. Abbiamo un picco di suicidi anche di agenti di polizia penitenziaria. E leggo per esempio nella cronaca locale, io sono di Sassuolo, comunque provincia di Modena, e che ce la si prende qua in zona perché ultimamente c'è un fenomeno di occupazione da parte di gruppi anarchici di spazi sociali, li chiamano, perché sono illegali, perché promuovono l'illegalità, vivono nell'illegalità senza. Poi in casa nostra, cioè nella casa delle istituzioni, che esistono delle illegalità che fanno più schifo delle illegalità di chi viene da fuori. Insomma, io la vedo un po' così la questione. Sullo sfondare mediaticamente non saprei, sinceramente, sono qua che anch'io ci penso perché è un problema che riguarda sia Marco Pannella, sia il suo sciopero della fame, sia questa questione di legalità e di carceri. Ma riguarda anche qualsiasi altra tematica che noi radicali si vuole portare avanti e non ce la si fa. Non ce la Perfetto si Riccardo, fa. mi sembra che anche il tuo intervento riassuma perfettamente la situazione. Ricordiamo che Marco Pannella ha ripreso dopo 2 giorni di interruzione, il 9 giugno ha ripreso il tuo sciopero della fame, dopo 48 ore di sospensione. L'unico risultato è stato un articolo che gli è stato concesso da Panorama, insieme a qualche sua foto, proprio in occasione ripresa. L'intervento di Pisapia. C'è stato l'intervento di Pisapia, naturalmente, l'azione di Marco è soprattutto rivolta al ripristino dello Stato di diritto e della democrazia in Italia, partendo proprio dalle carceri. Ora, Rodolfo, quando si parla delle carceri, spesso si parla come è spesso un argomento che si vuole rimuovere, perché la maggior parte delle persone ritiene che chi è in carcere, comunque se è in carcere perché ha fatto qualcosa. Se è in carcere, poi una delle obiezioni più comuni è: ma sì, ma addirittura hanno anche la televisione, cioè c'è un livello di ignoranza totale su quello che è lo stato effettivo delle carceri italiane e la situazione che le persone detenute sono costrette a sopportare. Quindi, chiaramente la televisione e i mass media poi non fanno altro che alimentare queste forme di qualunquismo. A tuo avviso, cosa occorrerebbe fare su questa battaglia precisa? Questa cosa straordinaria che sta avvenendo nelle carceri italiane, in cui centinaia, migliaia di detenuti italiani con le loro famiglie si sono unite all'azione non violenta, si sono uniti all'azione non violenta di Marco Pannella, e tutto questo è sottaciuto, viene messo sotto il tappeto come la cosa che non si deve vedere, che deve stare nascosta. Sì, deve essere nascosta, anche se vorrei dire che il fatto che le carceri italiane restino nello stato che conosciamo è un dato che i cittadini italiani conoscono, perché a qualsiasi livello di stampa locale, anche di trasmissioni della RAI, anche se su Prime News, di notte, eccetera, ma comunque il problema sociale è grosso. Molte persone sperimentano cosa significa avere a che fare con la giustizia italiana, quindi lo stato delle carceri è conosciuto. Ora è vero, c'è una parte di persone che ritiene che comunque, insomma, quelle lì che pretendono la punizione, non la rieducazione del carcerato, che in fondo poi non danno, anzi, magari hanno soddisfazione che il detenuto possa soffrire. Però questa roba, mi dispiace, non è prevista dalla Costituzione italiana, anzi, vorremmo la rieducazione. No, educazione. Insomma, vorremmo che le persone che sono costrette a pagare giustamente per i reati che hanno commesso, poi comunque siano messe nelle condizioni di vivere una vita dignitosa e appunto una volta pagata la pena. Però non volevo, cioè, voglio dire, quello che noi, quindi il problema è conosciuto ampiamente. Ora è
politica, come dare uno sbocco politico a tutto questo, perché i salariati, Marco, dura da anni. Siamo riusciti ad ottenere un indulto, ma non siamo riusciti più ad ottenere un'amnistia da quando è stata cambiata la legge, quindi adesso i numeri che occorrono in Parlamento sono molto più alti e sono 20 anni che non si fa un'amnistia, credo, insomma, comunque è molto tempo. Quindi anche di questo c'è consapevolezza. Ora, il problema è, diciamo, conosciamo le forze politiche che governano il paese, anche magari quelle che sono l'opposizione, per loro prendere un provvedimento del genere, che non riescono a vederlo, ecco, dal punto di vista di una riforma della giustizia, ma come un provvedimento impopolare che magari libera le carceri e poi chi si prende questa responsabilità è sottoposto, come abbiamo visto, alla pressione delle campagne mediatiche, con il mostro di turno che è appena uscito dal carcere per l'indulto, ha fatto un reato, mentre in realtà lo sappiamo che chi è uscito con l'indulto, per lo più, adesso conduce una vita normale perché non è più ricaduto, cioè il tasso di recidiva è molto più alto da coloro che non ricevono nessun beneficio, insomma, dalle leggi che pur esistono, diciamo, per migliorare la vita in carcere. Quindi, diciamo, ora si tratta, secondo me, di far crescere la mobilitazione, cercare di unire tutta questa gente che si è, diciamo, sta conducendo il Satyagraha, per diciamo, trovare le forme tutti insieme e di fare un salto di qualità, anche perché ci sono le battiture nelle celle, nelle carceri, vengono anche. Veniamo a conoscenza di episodi in cui i detenuti che hanno organizzato queste proteste non violente sono stati poi sottoposti a delle punizioni, tra virgolette. Quindi, insomma, diciamo, io penso che questa mobilitazione può crescere e in più dobbiamo trovare un modo di comunicare questa battaglia che arrivi ad un livello di stampa nazionale, cioè diventi presente nella vita quotidiana delle persone, cioè diventa poi un'urgenza per tutti, perché diciamo che le carceri siano in queste condizioni lo sappiamo, che la tortura sia una cosa che non si possa accettare, penso che pure è un'opinione comune. Qui, insomma, ci dobbiamo dare da fare. Sulle riflessioni della comunicazione, noi in Italia abbiamo una comunicazione violenta che tratta ancora la gente come una massa indistinta e come insomma, una massa indistinta. Invece, appunto, noi, io credo che appunto, se l'esperimento della Web TV radicale, tutto da far crescere, ma sia importante perché possa stabilire un modello di comunicazione che si rivolge direttamente ad ogni persona, non tratta la gente come massa. Noi abbiamo piccoli numeri, siamo costretti ad averli per la censura della quale dico come organizzazione, ma abbiamo la possibilità di crescere, e credo che questa volta sarà lunga, ma ancora una volta noi possiamo convincere tutti, anche le forze politiche, che questo comunque è un provvedimento necessario ed è comunque una svolta anche per la giustizia italiana. Riccardo, a te la parola. Sulla Sì. domanda di prima, ecco, te la rifaccio. Secondo te, per quanto riguarda in modo particolare l'azione per l'amnistia, perché secondo te la situazione carceraria italiana non è conosciuta e anzi delle volte, la drammatica situazione italiana delle carceri non è conosciuta e anzi delle volte se ne esce con delle espressioni qualunquistiche del tipo: ma sì, ma alla fine i detenuti se stanno là dentro hanno fatto qualcosa e comunque hanno anche la televisione e comunque eccetera eccetera eccetera, senza conoscere poi la realtà carceraria che è una vera e propria tortura antidemocratica. A te la parola. Certo. No, vabbè, che l'Italia sia. Faccio un po' di qualunquismo anch'io, non me ne vogliono male. Comunque, che l'Italia sia un popolo un po' di bacchettoni,
è risaputo e quindi non c'è da stupirsi, purtroppo. E non so se ti ricordi tu il caso degli stupratori 2 anni fa, dove andarono Rita Bernardini e mi sembra Marco Perduca, ma non vorrei sbagliare, a Delì. visitare perché mi sembra ci fu un'aggressione a questi due stupratori nelle carceri, cioè non mi ricordo a modo, adesso ci ho ricordo offuscato, però Rita Bernardini, lo so per forza, c'era andata. E andarono a visitare il loro stato di salute di questi due presunti stupratori, quindi ancora in attesa di giudizio, non si sapeva ancora se erano stati loro, e proprio per questo gesto ci fu proprio una campagna calunniosa addosso alla Rita Bernardini, soprattutto perché è donna, e quindi immaginati anche gli insulti, facilmente ti possono venire in mente che tipo di insulti. E addirittura ci fu sul canale YouTube di Radio Radicale c'è quel conduttore a Uno Mattina, mi pare, una trasmissione del genere, che prese l'articolo di giornale dove i nostri parlamentari radicali andavano in visita a questi presunti stupratori, vittime di aggressione all'interno della carcere, e vennero scherniti perché, ma poteva andare prima a visitare la ragazza stuprata, ma si devono vergognare, gliene hanno date poche. Cioè, questa da un personaggio televisivo proprio su Rai 1. E la gente che applaudiva contenta, proprio è l'emblema di come viene interpretata la giustizia in Italia. Cioè, intanto c'è ultimamente una sorta di genuflessione nei confronti della matura giustificata dall'antiberlusconismo. Cioè adesso perché c'è bisogno di andare addosso a Berlusconi, allora bisogna andare a braccetto con i magistrati improvvisamente sono diventate delle anime sante. E dall'altra parte c'è questa voglia come si può dire, di autoritarismo, di giustizia, ma nel senso di carcere proprio, di antigarantismo. Proprio perché si vuole vedere in galera le persone, gente, politici che non li porta più, allora per questo motivo di antigarantismo non esiste più la presunzione di innocenza, finché però non si viene toccati in prima persona. Ecco, quando però si viene toccati in prima persona, improvvisamente l'italiano tipo diventa garantista. E inizia anche a comprendere certi discorsi riguardo all'amnistia, riguardo anche alla separazione delle carriere dei magistrati e di tutte le battaglie, per la giustizia contro i partiti dei giudici che abbiamo intrapreso noi radicali nella nostra storia. Purtroppo sì, l'Italia è un po' da questo punto di vista un popolo di bacchettoni che gli piace vedere punita ogni cosa. Per avere questa sorta di pulizia dappertutto, che poi sappiamo benissimo che con l'amnistia attuale, io non parlo dell'amnistia quella che vogliamo noi radicali sulla base di certi reati che devono essere depenalizzati e scegliere quali sono i reati da depenalizzare. Oggi abbiamo l'altra amnistia, quella mascherata, quella fatta di 200.000 prescrizioni l'anno, che non è altro che l'amnistia fatta ai colletti bianchi proprio perché si possono permettere degli avvocati o dei legali, magari con legami in Parlamento e con capacità di traghettarli come Caronte in prescrizione. Questa è l'amnistia che si deve combattere con l'amnistia vera che proponiamo noi. Bene Riccardo, ragazzi, prendiamo 2 minuti alla trasmissione seguente, che è lo speciale di una leggera euforia dedicato al congresso dell'ARA, l'Associazione Radicali Antiproibizionisti. 1 minuto a testa per chiudere, Rodolfo. Ok, allora diciamo, volevo concludere il discorso di prima. Una mobilitazione che vede coinvolti 6.000 detenuti, in qualche modo è una mobilitazione importante. Mi dispiace che non riusciremo a parlare dell'altro argomento, diciamo, di stasera, che era un po' la comunicazione, le armi di attrazione di massa, però le armi di attrazione di massa ignorano o cercano di ignorare un movimento non violento che sta producendo un'iniziativa importante. Ora credo che anche noi non violenti dobbiamo prendere
coscienza di questa realtà, perché forse non abbiamo ancora capito l'importanza di quello che sta avvenendo anche noi. E ci può aiutare la lettura di saggi importanti della non violenza, e vorrei concludere ringraziando perché per me è diventata una vera crescita personale, quella di leggere gli articoli che posto ormai da anni, prima nella newsletter e adesso su Notizie Radicali, il direttore Vecellio, nella rubrica I sepolcri vivi, mi sembra che sia questa, sepolcri vivi, una roba del genere. Cioè, tutti i saggi sulla non violenza, e dove appunto è presa anche in considerazione quello di cui avremmo dovuto parlare dopo, diciamo, la lettura di questi testi può essere importante per riuscire a migliorare la forza della nostra iniziativa non violenta. Grazie Rodolfo, a te Riccardo per chiudere. Oh, che brutta cosa lo spazio autogestito. No, l'ultimo minuto, la domanda è la stessa che avevo fatto a Rodolfo, te la ripeto, quali sono le conclusioni che trai e il prossimo impegno che prendi, diciamo, è diversa da quello che avevo fatto a Rodolfo, perché l'ho dimenticata, quello che avevo fatto a Rodolfo. Le tue No, mi considerazioni ha finali? limitato un minuto per chiudere. Ah, un minuto per chiudere, l'ultima riflessione conclusiva, ecco. Infatti era questo lo spazio autogestito, l'ultimo minuto mi mette un po' in difficoltà. Allora, mi rivolgo agli ascoltatori della TV Radicale o chi vedrà questa trasmissione in replica. Amnistia, guardate cos'è l'amnistia, non si tratta di un provvedimento di clemenza, si tratta di un provvedimento di legalità dello Stato italiano. Bisogna ristabilire la legalità nella giustizia, non c'è nessun tipo di buonismo, niente. C'è solo una questione che le regole devono essere rispettate, le istituzioni devono essere le prime a rispettare le proprie regole prima di pretendere il rispetto delle regole da parte dei cittadini. Questa è la motivazione alla base di questa amnistia che chiediamo noi radicali. Beh, io penso che le parole di Riccardo siano le migliori per concludere questo Radical Bar, il quale ha avuto una durata ristretta proprio perché abbiamo avuto all'inizio dei problemi tecnici e poi vi sono state due assenze importanti, che sicuramente recupereremo in una delle prossime occasioni. Salutiamo Riccardo Macchioni, segretario dell'Associazione Radicali Modena, e salutiamo Rodolfo Viviani, che è già attualmente presidente dell'Associazione per la Grande Napoli e anche componente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Li ringraziamo per la trasmissione, però ricordate Grazie. queste facce perché anche entro oggi le rivedrete su TV Radicale, e cioè tra un po' è previsto lo speciale di Una Leggera Euforia e ci sarà anche un altro collegamento con Riccardo Macchioni per parlare di antiproibizionismo, e questa sera Rodolfo Viviani sarà di nuovo collegato con noi nello speciale qui Napoli a partire dalle ore 20:30. Ciò detto, saluto Rodolfo e Riccardo, chiudo la comunicazione con loro e mi avvio a preparare il successivo spazio